La cultura Shaolin è ricca di discipline in grado di massimizzare ed armonizzare le potenzialità espresse e latenti dei tre livelli antropologici della personalità umana: la dimensione fisico-biologica, la dimensione psicoenergetica, la dimensione coscienziale dello spirito, così che ogni essere umano possa vivere la migliore versione possibile della propria vita. Questo è un po' il punto. Ci sono delle discipline che si prendono cura solo del corpo, ci sono delle discipline che si prendono cura solo della mente e altre vie si prendono cura esclusivamente dello spirito. Ma nella disciplina dello yoga e nella disciplina Shaolin, che sono connesse nella storia, c'è questa particolarità che la stessa tecnica, la stessa disciplina lavora tutti i tre livelli antropologici, cioè ne beneficia il corpo, la mente e lo spirito simultaneamente, quindi non sono lavori settoriali. Il corpo e la mente e lo spirito sono tre livelli che coesistono nella nostra vita. Noi li percorriamo in continuazione, noi siamo un paradosso, l'uomo è un paradosso perché coesiste su questi tre livelli di esistenza. Ed è per questo motivo, siccome sono dei livelli che sono in consonanza, non possono essere separati, perché non lo sono nella realtà. Possono essere per motivi di studio approfonditi in modo separato, ma a livello operativo devono essere lavorati insieme. L'uomo deve lavorare il suo corpo, la mente e lo spirito insieme. E la tradizione Shaolin prende in considerazione questo tipo di lavoro, un lavoro sul corpo che comprenda la mente, per quello diciamo, ad esempio del Kung Fu, diciamo Shaolin Kung Fu, Chan Fu Ke Yi, Shaolin Kung Fu, Shen Xin Ke Yi, che significa il Kung Fu a Shaolin, il Kung Fu di Shaolin, nel Tempio Shaolin viene visto in questo modo: Chan, la meditazione, l'aspetto spirituale, l'aspetto dell'elevazione della coscienza, e Fu, l'aspetto marziale, l'aspetto pratico, fisico, Ke Yi, insieme sono una cosa sola. Shaolin Kung Fu, Shen Xin Ke Yi, Shen il corpo e Xin la mente, sono uno. Quindi ci vuole un'unificazione di queste due energie per raggiungere quello che viene chiamato Shaolin Kung Fu, la maestria dello Shaolin Kung Fu. Quindi, solo parlando di una di queste discipline, noi vediamo come è importante l'unificazione delle energie umane. Non possiamo presumere di raggiungere i livelli leggendari dei monaci se lavoriamo in modo settoriale, non è possibile. A livello scientifico è spiegato che noi possiamo superare i limiti fisici del 20%, non di più. Se vogliamo superare di più di questi limiti e raggiungere dei livelli, diciamo, delle prestazioni atletiche superiori, noi dobbiamo andare in farmacia, cioè dobbiamo doparci, e non è possibile fisicamente superare i limiti fisici più del 20%, quindi da un 40% di una vita sedentaria a un 60% di una vita atletica. Ma i monaci Shaolin presentano almeno l'80% della potenzialità psicofisica. Perché? Perché unificano anche il potenziale della mente, e non solo, utilizzano anche l'energia che controlla tutte le altre, la coscienza.